Anche questa settimana l'appuntamento con i libri, tra le righe incontro con l'autore. Ci colleghiamo via Skype con Alfonso Colzani e Francesca Dossi, autori di questo libro Ancora Editrice, intitolato Pastorale familiare in tandem, storia di un'esperienza milanese. Ciao Alfonso, ciao Francesca, benvenuti. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, nel 2009 siete stati chiamati dalla Chiesa di Milano ad essere i responsabili del servizio per la famiglia, un compito fino ad allora affidato esclusivamente solo a sacerdoti. Qual è stato il vostro compito e di che cosa vi siete occupati? Sì, allora, il compito che ci è stato affidato è quello di dirigere il servizio pastorale per la famiglia che tutte le diocesi hanno, e che a Milano aveva una bella tradizione, essendo stato diretto da sacerdoti molto appassionati che hanno lavorato molto bene. Ecco, fino ad allora appunto questo incarico era stato affidato a dei preti, e il Cardinal Tettamanzi ritenne che sarebbe stata l'ora ormai di prendere dei laici competenti, noi siamo entrambi laureati in teologia, e provare a renderli partecipi, protagonisti di quello che è una competenza loro, cioè la capacità di portare avanti, di crescere nel sacramento del matrimonio. La nostra diocesi è una diocesi molto ampia, ha più di 5 milioni di fedeli e una struttura molto ramificata, per cui si trattava un po' di gestire questa struttura, di tenerla viva sul territorio, quindi i primi contatti era quello proprio di diffondere la pastorale familiare e rafforzarla sul territorio, questa era una prima cosa. La seconda era quella di produrre dei sussidi che potevano essere strumenti di riflessione per i gruppi familiari, strumenti di preghiera per le famiglie, in modo tale che i fedeli e le famiglie cristiane avessero anche così l'occasione concreta per poter crescere nella loro fede. Ecco. Quindi questi erano le due, diciamo così, i due compiti fondamentali. Poi noi appunto ce ne siamo presi anche un terzo, che era quello un po' di svecchiare il vocabolario, il modo di parlare di famiglia, facendo diventare un po' più ufficiale non il modo che hanno solitamente i teologi e i sacerdoti di parlare della famiglia, ma quello che hanno le famiglie stesse di parlare di loro. Allora lo avete citato, lo hai citato nella tua risposta, Cardinale Tettamanzi, lo scrivete anche nel libro. Vi ha fatto delle raccomandazioni, è stato lui a scegliervi per questo compito, vi ha fatto appunto delle raccomandazioni prima di cominciare la vostra pastorale in tandem. Quali sono state? Ecco, è stato sorprendente anche per noi quando, dopo aver accettato così di metterci in questa avventura, di accettare, di cogliere questo momento particolare, abbiamo incontrato proprio l'arcivescovo. Ecco, la raccomandazione più che ci ha colpito e che è stata quella a cui ha tenuto di più è questa: curate la vostra famiglia, state in famiglia, vivete la vostra coppia e la vostra famiglia, e in qualche modo un po' da sé e un po' col vostro impegno portate anche ad altri quella che è la vostra esperienza. Abbiamo avuto un po' l'impressione che il cardinale si rendesse conto di averci chiesto una cosa comunque impegnativa. Noi al tempo avevamo 4 figli abbastanza piccoli, adesso sono un po' più cresciuti, quindi sarebbe diverso, ma allora erano abbastanza ancora in un'età in cui c'è bisogno della presenza. Quindi forse aveva questa percezione dell'impegno che ci stava chiedendo, però ci diceva: guardate, continuate a vivere la vostra famiglia, le dinamiche che questa famiglia, che sentite che vi fanno crescere in famiglia, sono quelle che valgono un po' in tutte le dimensioni della vita, e pian piano provate a portar fuori anche come nell'ufficio, ma nelle relazioni anche con i collaboratori, anche nei vostri sussidi, come dicevamo, questo stile che è vostro, ma che è della famiglia che cerca di fare del suo meglio. Famiglia perfetta non c'è, la famiglia che cerca di fare del suo meglio, come anche noi ci riteniamo, ecco, con degli errori, con delle cadute, delle riprese. E poi l'altra cosa era appunto di essere laici, persone che vivono la fede nella vita concreta e quotidiana, e quindi vedono la vicenda, diciamo così, lo stile di Gesù lo incarnano proprio nelle pieghe della vita della stragrande maggioranza dei fedeli, e quindi cercare di aiutare in questa riflessione e in questa anche proposta di
di approfondimento della fede. È molto bello quello che dici, la famiglia non è perfetta ma cerca di fare del suo meglio. Prendo in prestito il titolo di un capitolo del vostro libro, Lavorare in coppia, e vi chiedo, si può? Beh, insomma, è difficile dare una risposta secca a una domanda del genere, nel senso che le coppie sono molto diverse l'una dall'altra, ogni coppia è una cosa unica, ecco, si mescolano le singolarità di ciascuno, il carattere, le inclinazioni, le propensioni, eccetera, eccetera. Ma noi, dopo questi anni passati a lavorare insieme, possiamo dire che per noi è stato possibile. Ecco, noi veniamo da un'esperienza comune di studi di teologia, quindi dal punto di vista intellettuale abbiamo anche gli stessi interessi, le stesse competenze, e questo ci ha creato, come possiamo dire, la possibilità di un'alleanza proprio nel lavoro stesso. Ecco, certo, nel lavoro poi abbiamo misurato anche quelle che erano le nostre diversità, perché ciascuno comunque ha una propria sensibilità, solo che queste diversità non sono state troppo forti o da impedirci di lavorare, ecco. Per alcuni aspetti io, come magari è più facile per un maschio, ho questa propensione magari alle cose organizzative pratiche, Francesca più per l'introspezione, per la scrittura, e quindi tutto veniva controllato o comunque poi deciso insieme, ma alcuni pezzetti ce li siamo fatti in autonomia. Tutti i giorni c'era il momento in cui poi si metteva insieme e si vedeva come limare, grazie anche alle sensibilità diverse. Penso che questa cosa, queste diversità appunto non siano state soppresse, ma siano state anche l'occasione per fare un lavoro un po' più completo. Quindi a noi è stato possibile, è stato anche molto bello, è stata una bella scoperta e ci ha aiutato così anche a rafforzare un po' la nostra identità di coppia. È confortante quello che dite. Possiamo parlare di spiritualità coniugale? Oggi ha ancora un senso e soprattutto come incastrarla con la vita quotidiana? Ecco, io nella risposta che ha dato Alfonso prima aggiungerei che sì, siamo riusciti, però questo non ci ha impedito ogni tanto di discutere, di avere quei momenti un po' di tensione, di insomma anche qualche arrabbiatura, poi ci si ricompone. Ecco, mi aggancio un po' a questo per dire che oggi sì, parlare di spiritualità è ancora possibile, è importante rilanciare questo aspetto anche della vita di coppia e di famiglia. È sicuramente una vita, quella della coppia, oggi sempre più così insomma frammentata, spesso anche si fanno lavori diversi. Noi abbiamo anche la fortuna di fare allora quel lavoro lì in ufficio, ma anche ora insegniamo entrambi religione, quindi riusciamo anche a condividere alcuni aspetti della nostra professione. E quindi anche qui siamo fortunati in questo senso. Altre coppie magari fanno lavori completamente diversi, sì, si trovano in famiglia a gestire la quotidianità, le cose da fare, insomma, ritrovarsi a livello spirituale può essere difficile, a livello, diciamo così, a quel livello in cui ci prendiamo un momento, riflettiamo sulla nostra vita, sul nostro modo di stare insieme, perché un aspetto della spiritualità è come ci vediamo e ci aiutiamo tra marito e moglie, sempre avendo come riferimento lo stile di Gesù, lo stile cristiano, il modo cristiano di volersi bene, un modo di volersi bene che lo ricordo perché magari in questo momento della vita delle coppie è particolare, prevede anche il perdono, ma non solo il perdono per le cose più semplici, il perdono perfino del tradimento, come è accaduto a Gesù nei confronti di Giuda e nei confronti poi anche di Pietro, se vogliamo, che ha comunque in qualche modo lo ha rinnegato. Voglio dire che amare come ama Gesù, la prima cosa lo si fa tra marito e moglie ed è faticoso ma anche molto bello aiutarsi in questo, ed è questa un po' la spiritualità. E ogni coppia ha il suo modo, riprendiamo quello che dicevamo prima, cioè il modo diverso di essere coppia, c'è cioè la coppia più conflittuale, diciamo così, che magari poi si ritrova in altri ambiti importanti della vita di coppia, ma che di per sé magari in cui il rapporto diventa un pochino più teso. E allora per lei la spiritualità sarà anche, per questa coppia, sarà anche quella di
aiutarsi a capirsi di più su alcuni aspetti della vita. C'è la coppia invece che è in sintonia quasi da subito, si va avanti proprio quasi in pace, magari sono poche però ci sono queste coppie, e allora magari per questa coppia la spiritualità diventa anche uno sprone per essere creativi, per guardarsi un po' fuori, per essere aperti. Voglio dire, la spiritualità è diversa, lo stile, il modo di amarsi di Gesù va coltivato in coppia e poi va portato con i figli, verso i figli, che diventa uno stile della famiglia, e va portato anche fuori, con gli amici, ma anche nel mondo, nella chiesa, nella società civile. Quindi quello che respiri in famiglia poi lo puoi portare fuori. E io ci tengo a dire che in famiglia si vivono le dimensioni, tutte le dimensioni evangeliche, se pensiamo al dare la vita, diamo la vita, e senza voler nulla in cambio. Pensiamo ai nostri figli, nostro marito, moglie, quando c'è un rapporto profondo. Gesù ha detto chi dà la vita la ritrova, e quindi pensiamo anche all'essere disposti a morire per l'altro. La famiglia muore di fatto e lascia il posto ad altre. Ma anche questo, ma anche in famiglia una mamma a volte lo dice, lo pensa, preferirei soffrire io che non il mio figlio, che non mio marito, una mamma, una moglie ovviamente. Ecco. Insomma, è una risposta enorme, a me sono venute un po' questi flash che spero siano così di aiuto, di spunto per una riflessione. Tutte le coppie possono vivere una spiritualità, aiutarsi a voler bene, aiutarsi a entrare nello stile di Gesù e a coltivarlo e a modo loro. L'importante è avere questa attenzione, questo desiderio e farsi aiutare laddove le forze magari o qualcosa, insomma, magari viene meno o si spezza. C'è sempre una speranza e una possibilità per tutte. Ecco, questi spunti di riflessione li abbiamo ascoltati dalla vostra viva voce, e gli altri li possiamo leggere nel vostro libro. Avete messo nero su bianco la storia di un'esperienza milanese, pastorale familiare in tandem, Ancora Edizioni. Ringrazio di cuore Alfonso Golzani e Francesca Dossi per essere stati con noi. Grazie davvero, ed è il caso di dire buona pedalata in due e in famiglia. Sì, si continua. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.